Cari amici, buongiorno, bentornati al bello di Trenord. I treni tornano a ripopolarsi, sta arrivando la bella stagione e tanta gente si prepara a riprendere i treni, un po' per tornare al lavoro, ma un po' anche per andare a divertirsi. Oggi incontriamo Katia, che è una nostra capotreno che da 5 anni è con noi e porta sempre i treni che vanno da Milano a Verona e accompagna le persone che vanno nei parchi di divertimento, sui laghi, sul Garda. Katia, come sono i nostri viaggiatori che vanno un po' a sognare, un po' a lavorare? La direttrice 17, che è proprio il Verona-Brescia-Milano, ci consente assolutamente una modalità lavorativa del tutto dinamica. Questo perché noi abbiamo l'opportunità, la possibilità di incontrare quotidianamente quella che chiamiamo proprio la società globalizzata, cioè intendo dire non soltanto lavoratori che ogni giorno si recano magari da località più piccole verso Milano oppure verso il Veneto, ma anche studenti, professionisti che viaggiano usando i nostri treni e soprattutto tutta una serie di turisti che vengono da ogni parte del mondo per visitare le bellezze che questa linea, che è fatta di 150 chilometri all'andata e 150 al ritorno, ha tutte delle caratteristiche paesaggistiche meravigliose. Basti pensare a Desenzano del Garda, la stessa Brescia dove ci troviamo in questo momento con la parte dei laghi e di altre mete turistiche, per non parlare poi di Peschiera del Garda, che è una forte attrazione turistica non solo per i bambini ma anche per gli adulti. Katia è laureata a Parma in scienza del servizio sociale, insomma quello che noi di solito chiamiamo l'assistente sociale. Ne ha studiato per 5 anni e oggi guarda anche i suoi clienti con l'occhio di chi scruta la società che cambia. Come stanno cambiando i nostri clienti in questi anni? Al pari del mondo del sociale, a bordo dei nostri treni chiaramente trasportiamo davvero tutta l'umanità possibile con tutte le sue sfumature. A me piace pensare al treno come la casa di tutti. Tra colleghi dobbiamo ritrovare la passione, la motivazione e la volontà di agire nonostante le criticità che una casa possa comportare. A capotreno lo si può vedere sia come un ponte, quindi come colui che crea dei legami sia interni che con la platea che tutti i giorni viaggia a bordo dei treni, con i passeggeri, sia anche come una sentinella. Oggi il capotreno deve sapere innanzitutto quelle che sono le regole di carattere tecnico, ma anche le regole di carattere più relazionale, il saper accettare il mondo globalizzato che cambia. Se è vero che il treno è anche la casa di tutti, è anche la casa dei passeggeri che la abitano, questa casa merita da parte dei passeggeri stessi una maggiore attenzione, una maggior cura e un maggior rispetto anche di chi poi, di quella sentinella che ogni giorno è al loro fianco.